Che bello, non vedevo l'ora. Finalmente, sembra quasi un bambino, finalmente è arrivato questo pacco che aspettavo da tempo. In realtà, vi dico la verità, ci ho messo anche meno del previsto. E poi scusate, vede tutto il colore perfetto. Arancione, bianco e blu, non è perfetto? È perfetto sì per iniziare a spiegarvi che cosa c'è in questo pacco, perché bene sì, sono stata contattata da Temu per provare dei prodotti, quindi scegliere dei prodotti, in questo caso prodotti da viaggio, forse perché sanno che io adoro viaggiare e quindi mi hanno detto va bene dai, scegli dei prodotti, li provi per noi, li testi e vediamo effettivamente quanto Temu è quello che il prodotto va a soddisfare l'esigenza di un consumatore. Siete pronti? Io sì, non vedo l'ora, ma vi devo ancora spiegare un po' di cose prima di fare il nostro unboxing. Vi racconto chi è Temu, anche se insomma molti di voi lo sapranno, ma sicuramente c'è qualcuno che non lo sa ancora e così io glielo faccio scoprire. Beh, Temu è una piattaforma di vendita online dove si possono acquistare i prodotti di ogni genere, quindi dal casalingo al vestiario e magari quello che ci serve per il nostro outdoor, per le nostre vacanze, per i nostri viaggi, come nel mio caso. E la cosa bella è che questi acquisti tanto arrivano velocissimi a casa, perché nonostante se pensiamo che arrivino dalla Cina, io questo pacco l'ho ricevuto in 6 giorni senza spese di spedizione, quindi tutto gratuito. Anzi, se il pacco vi arriva in ritardo, vi danno pure 5 euro di bonus da spendere nel vostro prossimo acquisto. E poi la cosa, come vi dicevo, altrettanto bella è che il tutto è produttore e consumatore, quindi non ci sono intermediari, ed ecco perché questa piattaforma è diventata importantissima, anzi è la prima che esce quando fate la vostra ricerca per acquisti online. E tra le tante cose, visto che io sono un po' vecchiotta e mi devo mettere anche gli occhiali, fate come me, andate sul Play Store, cercate Temu, vedete io l'avevo già cercato, Temu compra da miliardario, installate la vostra app, una volta installata la aprirete e potrete vedere comodamente come acquistare i vari prodotti, anche quelli che proverò io oggi. Ecco qua, installata, apriamo, accettiamo, quindi tra l'altro iscriviti per ottenere il regalo per i nuovi utenti 0 euro. E naturalmente poi andate a scegliere tutto quello che vi può interessare. Detto questo, scaricate l'app perché è importantissima, ce l'avrete ovunque, in qualsiasi momento vi verrà voglia di avere quel non so che avete visto dalla vostra amica, o l'avete visto, che ne so, in TV, o l'avete visto semplicemente in un negozio, ecco, dall'app di Temu potrete andarci sopra, cliccare, a dei prezzi vantaggiosissimi, perché un'altra qualità di Temu è che veramente i prodotti hanno dei prezzi veramente concorrenziali. Ma detto questo, abbiamo ancora qualcosa da raccontare. Bene, allora intanto vi ho consigliato di scaricare l'app, fatelo, perché io vi vedo se l'avete scaricato oppure no, ma soprattutto perché c'è un'altra opportunità per voi. L'altra opportunità qual è? Beh, di acquistare i prodotti che io vi farò vedere, sicuramente con uno sconto molto molto alto. E lo sconto lo potrete ottenere solamente inserendo il mio codice sconto, che trovate anche nella descrizione in bio. E poi avrete una seconda opportunità, riceverete sempre come nuovi utenti, ma perché vi siete tra virgolette fidati di me, riceverete anche un coupon dal valore di 100 euro da poter utilizzare nei vostri prossimi acquisti. Siete pronti? Io non vedo l'ora, non sono più una bambina, ma in questo caso mi sento tanto bambina. Sì, è tutto mio! Oh. In realtà non mi ricordo se avevo preso qualcosa di fragile, ma comunque sia, questo è il mio grande pacco per viaggiare! Siete pronti? Apriamo! Intanto è ben sigillato, pieno di scotch, non so da che parte iniziare, come bambini quando aprono i loro pacchi regali. Fortunata perché ho anche le unghie lunghe. E meno male che vado in palestra. Ok, ce la possiamo fare. Andrei anche coi denti, ma sono andata appena dal dentista, quindi non mi sembra il caso, perché sennò certo che sicuramente mi direte voi, ma perché fai tutta questa fatica? Un paio di forbici no? È vero, potrei ordinarle col prossimo ordine Temu. Nel frattempo, vabbè, vado a cercare le mie, va, che non sono colorate, ma per questa volta me le faccio andare bene. Ma già lo segno nella mia lista, prossimo ordine Temu, forbici. Ta-da! Ecco le forbici, non sono colorate, in realtà devo cercare di non tagliare quello che c'è all'interno, i vari sacchetti.
altrimenti finisce il mio unboxing. Wow! Allora, apriamo bene tutto e direi che così, senza rompere niente. E via, guardate qua, ma quanta roba c'è. Spostiamo questo che così riesco a vedere meglio. Allora, iniziamo pezzo per pezzo. Allora, apriamo questo, questa scatola, mi piace. Two polished cocoa balls. Cocoa balls, visto che siamo in estate, sicuramente queste sono delle ciotole di cocco che mi permettono, beh, sicuramente di mettere qualche insalata, di mettere qualche antipasto, di mettere semplicemente anche delle noccioline, perché no, quando non sapete che cosa fare, potete, insomma, quando avete gente a casa, servire il vostro cibo in queste ciotole, spero. Intanto la scatola è chiusa, è sigillata, guardate qui, il tutto naturalmente nel pluriball, quindi non si rompe niente. Wow, ma che bello! No, vabbè, come dico io, tanta roba, guardate che carine! Ma sono bellissime queste ciotole, in più c'è anche il cucchiaio, magari ci metto della frutta, ecco, secondo me una buona macedonia di frutta potrebbe starci bene. E visto che, insomma, magari siete anche in due, perché non usarne due? Effettivamente, ecco che in questo pacco, vediamo qui, anche in questo caso, no, ma sono perfette, guardate, sembrano pure fatte a mano perché sono di dimensioni non regolari. E voi vi chiederete, ok, ma tu hai scelto cose per il viaggio, queste due ciotole per il viaggio? Beh, intanto potrei portarmele dietro, pensate, su una spiaggia potrei intanto mangiare della buona frutta secca, ma per il viaggio mi è venuto anche in mente che all'occasione potrebbe diventare, ta-da, un piccolo pezzo di costume, la parte superiore, non si sa mai, insomma, metti che si rompa il tuo costume, hai comunque due ciotole da poter utilizzare e coprire tutto quanto. Ma detto questo, adesso scegliamo la prima e quindi, come per magia, ta-da! Direi che sono perfetti. No, vabbè, veramente. Una bontà. Una bontà. Ancora una. Ah già, scusate, vero? Non sono qui per mangiare. Avete ragione, avete ragione. Continuiamo il nostro unboxing e vediamo cos'altro c'è per il nostro viaggio. Ecco, questo prossimo pacchettino. Che cosa ci sarà qui? Per il viaggio, sicuramente... Ah, una cosa utilissima, ebbene sì, è il nostro beauty, il beauty sempre da viaggio, tra l'altro molto intelligente, perché? Perché lo posso appendere anche alla doccia o comunque dove sono al bagno e non mi casca niente, e qui posso mettere creme, cremine, insomma, e quant'altro per il mio viaggio. Bene, 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 questo mi piace. Quando non lo uso lo ripiego e guardate qua, tiene poco spazio, pochissimo spazio. Un altro pezzo, queste, bellissime. Come potete vedere, insomma, i pacchettini. Speravo di avere quei sacchettini anche loggati Temu, dove poi, insomma, con la zippina puoi andare a ritirare, magari, che ne so, le magliette, insomma, nel cambio stagione. In questo caso sono sacchettini in plastica, dove però c'è anche il simbolo, quindi, del riciclo, per cui plastica altamente riciclabile, quindi anche in questo senso Temu ci tiene l'essere green, e quindi per questo un altro punto in più. Detto questo, cosa avevo preso? Beh, queste tinte, che sono bellissime, anche perché colori neutri che vanno bene con tutto. Mi piacciono quando le pinze in qualche modo chiudono bene. Allora facciamo così, ne mettiamo una, le faccio vedere tutte, due, questa la metto qua e questa la metto qua, perché come parrucchieri qua non ho bisogno, hanno le pinze ovunque. Bene, sono contenta anche di questo acquisto. Questa la togliamo e la mettiamo nella mia trousse da viaggio. Lasciamola aperta, non si sa mai che io debba metterci altra roba. Prossimo oggettino, questo stitcher. Questa è una pochette che può andare bene nelle borse, potete anche regalarla, può andare bene nelle borse delle signore,
soprattutto perché noi abbiamo sempre tante cose da tenerci all'interno, insomma, dal trucco al pettine a qualsiasi cosa. Quindi guardate qui che carina, tra l'altro è in un bel tessuto, è una bella stoffa, quindi anche abbastanza spessa, una cerniera che secondo me è di quelle che si aprono e si chiudono benissimo, un bel disegno floreale teacher. Questa secondo me la regalo a mia cognata che è un'insegnante, sicuramente apprezzerà anche questo regalo. Via, qui, sempre lì, nel bicchi. Prossimo pacchettino, sempre più piccoli, andiamo a prendere i pacchettini. In realtà non l'ho preso per me, ma l'ho preso da regalare alle mie figliole. Perché? Perché ogni volta che andiamo in giro, guardate qui, sì, in questo tessuto che si può anche lavare. E che cosa sarà mai? Voi vi chiederete, ma che cos'è questo? Ve lo faccio vedere. Guardate qua. Ebbene sì, per le vostre donzelle di casa, un portassorbenti, perché le mie figlie mi dicono sempre, non so dove metterlo, anche quando andavano a scuola, li lasciavano sparsi nello zaino, invece così, intanto è pure lavabile, quindi non c'è problema, ed è discreto, non si vede cosa c'è dentro, e intanto serve anche questo come portassorbenti. Anche questo comunque può essere portato in viaggio nel mio beauty. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Che cosa sarà mai qua? Diventa difficile capirlo perché non ho ancora imparato il cinese. No, scherzo, le call in action ci sono sempre su Temu, e anzi potete, se non capite delle cose o siete indecisi su cosa acquistare, potete avere dei riferimenti dove insomma sapranno consigliarvi, e anche in video sapranno rispondere al meglio i vostri quesiti. Ah, in realtà non è il caso che sappia il cinese, perché comunque c'è scritto anche in inglese vacuum compression bag, sono quelle borse che voi ci mettete la roba dentro e poi aspirate, quindi fate il sottovuoto. Questo mi serve anche per i timoni. Wow, no vabbè, io ce l'avevo solo tutte bianche, questa così disegnata, ma è bellissima col tucano, mi piace. Questo sicuramente, insomma, se fate un trasloco, quindi viaggiate e dovete mettere un piumone, delle coperte, insomma cose ingombranti, potete metterle qua dentro, poi mettete qui l'aspirapolvere e fate, aspirate proprio così, e il saccone diventa magro 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 e non tiene neanche troppo posto. Bello, poi insomma con questo disegno mi piace tantissimo, molto bello, bravo Temu. Poi andiamo avanti, mamma mia, ma quanti pacchettini ci sono? Non mi ricordavo di averne così tanti. Prossimo pacchettino, che cosa sarà mai questo? Ah beh, vabbè, questo è da viaggio, anche perché chi viaggia anche per lavoro magari ha un PC, magari ha degli hard disk e ha bisogno insomma di portarseli sempre appresso, quindi per non lasciarli sparsi nella borsa del PC, guardate qua, doppio porta hard disk, quindi mi sembra molto molto interessante. Anche in questo caso devo dire che è molto spessa la trama, quindi mai più hard disk disordinati, perché guardate qui, ogni cosa al proprio posto, i cavettini, un altro cavetto lo possiamo mettere anche qui, vedete gli spazi per i vari cavetti, un altro spazio. E poi l'hard disk un pochettino più grosso lo mettiamo qua al fondo. E poi chiudiamo tutto. E voilà. Posso anche mettermela come borsetta. Così non lo dimentico da nessuna parte. E fa pure chic. Guardate, poi è blu come il vestito. Direi che oggi è una riunione, esco così. Va bene. Detto questo, passiamo al prossimo acquisto. Questo mi piacciono, queste cose colorate mi piacciono sempre. Poi sono quelle cose che dici, ma che te ne fai, dove le usi, ma perché le hai prese? Lo so, però chi come me insomma è un po' disordinato, soprattutto nei cavi, abbiamo parlato di hard disk, i cavi dei computer o dei telefonini, le ricariche, insomma, che sono sempre un po' che vanno e vengono, ballano a destra e a sinistra, ebbene questi sono dei portacavetti, quindi voi praticamente li fate passare qua dentro, sono colorati perché, insomma, se volete, nel caso ve li ricordate, potete utilizzare colori diversi per cavi diversi, quindi potrò usare il rosa per il mio cellulare, potrò usare il giallo per i cavi del PC di mio marito, potrò usare il bianco per i cavi della TV, insomma qualsiasi cavo avrete in giro
potrete metterli a posto. Guardate, come in questo caso ci sono le luci. Ebbene, allora prendo il colore verde. Sì, perché mi piace il colore verde, per le luci metto questo. Vi faccio vedere come si utilizzano questi, diciamo così, portacavi, che non solo per i cavi più piccoli tipo del telefono e del PC, ma anche ad esempio per questi cavi grossi, eh? Vedete che ci stanno tutti quanti e voilà. Tra l'altro così vedete anche il backstage di questo unboxing, cioè, e voilà. Ok, quindi questo è un portacavi, poi io l'ho messo in su, in realtà magari se lo giriamo in giù possiamo anche scriverci sopra che cosa mi serve. Bello, mi piace. Ta-da! Eccomi qui all'aperto, all'aperto. Ho scelto anche il rosa come il mio vestito, guardate qua. Certo, il tempo non accompagna perché avrei voluto farvi vedere una situazione un po' migliore, ma vi faccio vedere che anche nelle situazioni più professionali, come vedete, possono venire in aiuto e quindi possono aiutarci. Come sempre io sono un po' impedita, ma vedete qua, guardate qua, tutto perfettamente legato, non scappa niente e siamo pronti per poterne mettere altri. Anzi, io farei praticamente una colonna di colori, perché mi piacciono i colori. Guardate che bellezza, eh? Sembra quasi una treccia di cavi, sembrano quasi elastici, ma no, sono raccoglitavi. Bene, quindi ricordatevi di acquistarli con il mio codice sconto, riuscirete ad averli con il 90% di sconto e un coupon che è del valore di 100 euro per il prossimo vostro acquisto. Naturalmente non dimenticatevelo, mi raccomando. Grazie Temu. Andiamo, proseguiamo, apriamo questo rosa perché il rosa fa sempre felice. Sono quei sacchettini, come vi dicevo, che apro e chiudo e dentro ci metto magari delle magliette, delle cose da portare via, prendi altro che rimangono tutte pulite. Ma che cosa ci sono mai qui? Bello, questo mi servono sempre. Non so voi se quando andate in giro siete di quelli che devono avere tutta la valigia perfetta, un po' maniacale. Ebbene, questi servono proprio a quello, cioè borsettine dove poter mettere all'interno calze, mutandine, magliette e quant'altro, e il fatto che siano anche con la retina ci dà la possibilità, una volta aperta la valigia, di scoprire che cosa c'è dentro. Intanto qui ci sono anche delle pochette con scritto quello che ci potete mettere sopra, quindi una, due, mamma, sono tantissime, tre, sempre più grosse, cioè praticamente facciamo la famigliola, padre, madre, figlio, va bene. Poi abbiamo questa. Anche in questo caso, se poi andate in giro, potete anche portarvi la borsettina, così vedete cosa c'è dentro. Quindi c'è questa piccolina, c'è questa media e c'è questa grande, che una volta non vi servono, le mettete tutte all'interno e vengono ritirate in un solo pacchettino. Bene, queste mi piacciono, queste mi servono sempre perché devo metterci sempre tanta roba per andare in viaggio e così rimane sempre tutta bella, pulita e piegata. Poi, prossimo acquisto. Questo che cos'è? Che cos'è? È un caricabatterie, credo, perché rimaniamo sempre senza caricabatterie e allora perché non acquistare un caricabatterie? Original High Quality, questo è un caricabatterie, come vi dicevo, e tra l'altro nella custodia, dove all'interno c'è un'altra custodia, quindi anche qui viene protetto al massimo, c'è anche il manuale del caricabatterie, quindi nelle varie lingue come poterlo utilizzare, per cui anche se, diciamo, a prezzi contenuti, le informazioni sono perfette e come sempre vengono messe all'interno del sacchettino. Questo serve anche nella pochette da viaggio, potrebbe anche servire un caricabatterie. Altro pacchettino, beh, questo non ve lo sto più a spiegare, ma ve lo faccio vedere. Un altro porta hard disk, eh sì, perché si lavora tanto, insomma, questo è grigino, l'altro era blu, però vedete all'interno sempre uguale. Okay, si aprono perfettamente le cerniere, anche qui tutto a posto, quindi come vedete i prodotti almeno arrivano praticamente integri, e questo è un altro punteggio in più per Temu. A voi questo caricabatterie, no, questo porta hard disk, non so più cosa dico. Questo cosa sarà mai? Visto così può sembrare una supposta, ma sarebbe un po' troppo gigante come supposta, quindi non va bene. Che cosa sarà mai? Lilla, lilla, il colore estivo. Lilla ci sta, togliamo il sacchettino. Alla consistenza è
molto morbido, ma questo può essere appeso ad esempio a uno zaino, ecco, possiamo appenderlo allo zaino, così ce l'abbiamo sempre a portata di mano. Ma che cosa sarà mai? No vabbè, sì che me lo ricordavo, l'ombrellino da viaggio, l'ombrellino mignon, guardate che piccolo, per stare in una borsa. Cioè io di solito so che gli ombrelli, quelli più piccoli che li pieghi, arrivano a questa altezza, invece guardate qui. Luz, tu dormi sempre, non ti spostare troppo, tranquillo, non vorrei farti fare troppa ginnastica oggi che fa caldo. Oh, l'ombrellino, ti piace l'ombrellino? Ti sta meglio lila o ti sta meglio arancione? Beh, diciamo che su di te forse l'arancione spicca un po' di più, potrebbe servirti quando non vuoi scendere a fare la pipì quando piove. Va bene, detto questo, guardate, come vi dicevo, senza farlo apposta anche il manico viola, questo sono gli ombrelli che si comprano normalmente, che sono già piccoli da borsa, ma guardate qui, cioè, ma veramente, questo è mignon. Bisogna solo vedere effettivamente quanto è l'apertura. Intanto leggo già anche qui una cosa in più che questi ombrelli non hanno, non c'è scritto, che hanno il fattore di protezione contro il sole. Il sole, oltre alla pioggia, potrebbe anche essere che ha un fattore di protezione solare 50 più, perché così non ti scaldi la cucuzza se non hai il cappellino. Lo apriamo? Lo apro. Intanto, pronti? Faccio fatica. Eccolo. Ecco, si fa un po' di fatica. 3, 2, 1, vi piace? L'avrei preferito avesse avuto il bottone, quindi fosse automatico, però è vero che essendo così mignon forse non va neanche bene, poi essendo da viaggio, proprio da borsetta, la cosa che essendo un po' piccolino forse anche il manico è un pochettino leggero, sottile, 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 e quando si apre, ma forse perché è la prima volta, bisogna tirare bene su perché si agganci. Guardate, il fattore di protezione solare, questo nero, ve l'ho detto, che alla fine era anche per il sole. Detto questo, sì, diciamo che ci sono degli ombrelli che possono essere, insomma, un pochettino più forti. Se siete pronti, andiamo a provare anche la pioggia. E voilà! Anche sotto la doccia siamo tutti all'asciutto! Direi che funziona benissimo, guardate, no? Assolutamente non passa niente, quindi direi perfetto. Anche sotto un grosso acquazzone, grande tempo. Che è? Riuscito, guardate qui, apriamo. Ok, come potete vedere, tutto perfettamente asciutto, anche sotto l'acquazzone. Quindi direi che questo ombrello è approvato. Poi, altro pacchettino, mamma mia, non finiamo più! In un pacchetto così piccolo, guardate quanta roba c'è stata. Un altro ombrellino, sempre da viaggio, di colore verde. Anche qui nella sua custodietta, ma guardate che bello anche questo verde, guardate, faccio capire anche questo, ma eccolo qua, guardate che bello, oggi c'è il sole e quindi me lo tengo per il sole. Poi la custodia la mettiamo lì, cos'altro c'è? Questo pacchetto, in realtà forse mi sono seduta io prima sopra, quindi l'ho un po' sgnaccato, come si dice, schiacciato, ma era tutto integro. Una scatola che sono tre contenitori, quindi c'era qualcosa di vetro che si poteva rompere. Mannaggia a me, mannaggia a me, mannaggia a me. Meno male che le confezioni Temu sono anche a prova del mio sedere, quindi non è successo niente nonostante io mi sia buttata anche sopra. Che cos'è? Adesso mi è venuto in mente, ma guardate che carini. Sono in vetro, sono dei barattolini, o meglio dei vasetti in vetro. Guardate qui, ci metto il coperchietto, tra l'altro a tenuta, quindi vedete, sono perfetti. Scusate, ho questo ombrello che mi dà fastidio, lo devo togliere. Eh sì, stai lì, se no non riesco. Ok, dovrei averli messi a posto. Ma mi direte voi, ma che cosa servono? E certo, servono per bere! Quindi oltre alla ciotola di prima, io faccio così, inserisco nel buchetto
Io so già che cosa ci metterò dentro. Potrei dirvi che ci metto un succo analcolico o un cocktail analcolico molto buono, ma in realtà, che rimanga tra noi, mi sa che ci metto un buon spritz. Assolutamente sì. Però possiamo vedere come funziona. Nel frattempo mi direte voi, ma come lo lavi? Le cannucce vengono lavate con lo scovolino. Una volta che mettete sotto l'acqua, inserite lo scovolino e voilà. Potrete lavare la vostra cannuccetta. Quindi 3 bicchieri, 3 cannucce, 1, 2, 3 e lo scovolino per lavare le cannucce. Bello, ma quanto mi piace! Adesso poi lo riempio anche per salutarci, così mentre bevo ci saluteremo. Ma ancora una cosa da andare ad aprire. Da-da-da! Questo è lo zainetto. Devo far prendere forma. Guardate, leggete qua. Del DJI, ovvero per chi ha un drone, un piccolo drone. Visto che io il drone non sapevo dove metterlo, ho trovato questa borsettina Temu apposta per il drone e ho detto bene, questa è mia, la voglio. Vediamo un po'. Ok, potete vedere dove si andranno a mettere il DJI. Ci sta tutto. L'occorrente e ancora di più, anzi qua ad esempio potrete mettere all'interno anche quelle che sono le batterie per non perdere assolutamente niente. Beh, direi addio vecchia valigetta, sì, assolutamente sì, anche se mi sei servita, grazie, ma questa è un pochettino più professionale. Come lo metto? Lo metto di qua, il mio drone lo metto così, poi lo metto cosa? Le batterie, una, due. E il caricabatterie, intanto guardate, c'è anche una cerniera in più. Posso mettere il caricabatterie qui, il cavetto qui. Mettiamo anche le istruzioni perché non si sa mai se siamo in giro, ci dimentichiamo qualcosa. Le possiamo mettere qua dietro. Mettiamo anche questo che non si sa mai può servire. E direi che c'è stato tutto l'occorrente, anzi. Ci sta ancora qualcosina di quello che può servire per il nostro DJI. Quindi chiudiamo tutto. Sappiate che è impermeabile, molto comoda e molto pratica anche in questo caso. La vostra borsettina tracolla e avete tutto a disposizione. Beh, potrei uscire anche con questa, l'ombrello da una parte e questa borsettina dall'altra. Farei faville. L'hard disk, praticamente io ho tutto a portata di mano. È bellissimo, detto questo, vi ho promesso che per salutarci e per ricordarmi ancora due cose, vado a prendermi qualcosina da bere e poi ci salutiamo e vi dico ancora due cosette di Temu. Direi che è perfetto. Forse questo tappino non tiene proprio tantissimo, ma forse perché non l'ho messo bene io. Mirtilli, succo. Pensare di avere la spiaggia e il mare alle spalle, comunque ho dei fiori, quindi già questo mi fa star bene. Questo per dirvi che cosa? Che se vi piacciono questi prodotti che io ho scelto per il viaggio, potete scaricare la vostra app Temu, mi raccomando, fatelo perché è molto importante. Per poter avere che cosa? Beh, ulteriori sconti, anche perché ci sono sempre delle promozioni da Pasqua, Natale, all'estate, insomma, in qualsiasi momento in cui entrate nell'app potete trovare tantissime opzioni di sconto. Un altro sconto che potrete avere è questi prodotti che io ho testato e ho testato per voi, li potete avere con uno sconto del 90%, naturalmente inserendo il mio codice sconto che trovate anche in bio, quindi link in bio. E in più, per chi scaricherà l'app e seguirà il mio codice sconto, avrà un ulteriore voucher di 100 euro da spendere nel suo acquisto. Che dire di più? Beh, sicuramente scaricate Temu, scaricate l'app di Temu, acquistate, come potete vedere i prodotti sono degli ottimi prodotti, certo dipende insomma a quale standard voi volete arrivare, ma direi che sono più che soddisfatta di quello che ho scelto, di quello che mi è arrivato, di come mi è arrivato, e quindi trasporto rapido, garanzia, pagamenti, tante modalità di pagamenti che potete effettuare e troverete tutte anche attraverso l'app, insomma nel momento in cui deciderete di acquistare, semplice il carrello da riempire
La spedizione è molto veloce, nonostante arrivi dalla Cina direttamente dal produttore al consumatore, e se dovessero ritardare la spedizione vi danno ancora 5 euro di buono da poter utilizzare nel vostro prossimo acquisto. Cosa volete di più? Scegliete Temu come me, ma ricordatevi, mettete il mio codice sconto. Ciao! Ah, fatemi sapere se avete acquistato questi prodotti, se siete stati contenti o se ne avete acquistati altri, e perché no, magari potreste voi consigliarmene qualcuno da poter fare nel prossimo unboxing. Ciao!